La simulazione, la prima parte, richiede di effettuare la simulazione inserendo come input 2 per capire cosa viene restituito in output. Io non so neanche cosa fa questo diagramma di flusso, non ha importanza. Anche il computer non ha consapevolezza di quello che fa un programma, però lo esegue e noi dobbiamo fare la stessa cosa. Allora, vediamo il blocco 1, cioè osserviamo intanto in questa tabella che abbiamo i blocchi, poi la variabile giorni, la variabile prezzo, sconto, poi una colonna per mettere il valore della condizione e l'output. Allora, blocco 1 ve l'avevo già anticipato. Per semplificare un po' la scrittura degli algoritmi, da un certo punto in poi non sto più a scrivere output, inserisci il numero di giorni e poi input giorni. Lo do per scontato che c'è una istruzione di output che chiede il numero di giorni. Quindi supponiamo appunto che partendo da questo blocco 1 venga inserito come input 2, quindi il numero di giorni al blocco 1 vale 2. Scendiamo secondo questa freccia. E questa istruzione è un'istruzione di assegnazione che assegna alla variabile prezzo il valore 30. Quindi vado giù, blocco 2, la variabile prezzo 30. Questa è una condizione. Giorni maggiore di 6, devo stabilire se è vera o falsa. Allora vado a vedere. Lo so già, ma vado comunque a vedere quanto vale giorni. Prendo sempre l'ultimo valore scritto. Giorni vale 2. Torno su e rispondo. Giorni è maggiore di 6, cioè 2 è maggiore di 6. La risposta è falso. Quindi nel blocco 3 vado dove c'è la condizione e scrivo F. Oppure falso, non fa niente e non è importante. Quindi passo al blocco 8. Il blocco 8 è un'assegnazione di nuovo. Vado a valutare l'espressione a destra dell'uguale, prezzo per giorni. Per fare questo calcolo, prezzo per giorni, devo andare a vedere quanto vale prezzo e quanto vale giorni. Giorni vale 2, prezzo vale 30. 30 per 2 fa 60. Dove vado a mettere il risultato? Dentro a prezzo. Quindi adesso al blocco 8 il prezzo diventa 60. Passo al blocco 9 e produco in output il prezzo. Quindi nel blocco 9 in output c'è il valore del prezzo, l'ultimo valore, quindi questo non esiste più, esiste solo questo. 60. Cancello le righe che non sono state utilizzate, che sono relative a dei blocchi non eseguiti. Non sono stati eseguiti questi blocchi perché si trovavano sul ramo vero, ma la condizione era falsa. Quindi adesso andiamo a fare la simulazione, però ipotizzando che l'input sia 10. Quindi la prima istruzione è sempre quella di assegnare a giorni il valore inserito in input, cioè 10. Abbiamo eseguito il blocco 1, adesso scendiamo al blocco 2. A prezzo assegniamo sempre 30, quindi blocco 2 prezzo vale 30. Arriviamo al blocco 3. Giorni maggiore di 6? Beh, giorni vale 10 ed è sicuramente maggiore di 6. Quindi al blocco 3, sotto nella colonna condizione, metto V o scrivo vero. A questo punto il comportamento cambia perché non vado più ad eseguire le istruzioni che si trovano sul ramo falso, ma dovrò spostarmi sul ramo vero. Quindi osservate che quando c'è una condizione o eseguo le istruzioni sul ramo falso o quelle sul ramo vero, mai tutte e due.
Vado quindi al blocco 4. Il blocco 4 è di nuovo un'assegnazione. Bisogna moltiplicare prezzo per giorni e il risultato andarlo a mettere in prezzo. Quindi prezzo per giorni, 30 per 10, fa 300. 300, 300 il risultato che deve essere messo in prezzo. Quindi nel blocco 4, sotto prezzo, scrivo 300. Seguendo sempre le frecce, vado al blocco 5. Nel blocco 5 devo calcolare questa espressione, prezzo per 10 diviso 100. Allora, prezzo è 300. Se lo moltiplichiamo per 10 diventa 3.000. Se lo dividiamo per 100 diventa di nuovo 30. Quindi a sconto assegniamo il risultato di questa espressione, cioè 30, al blocco 5. Blocco 5, un po' come la battaglia navale, no? Affondato, qua, 30. Poi andiamo a 6 e di nuovo dobbiamo calcolare prezzo meno sconto. Guardiamo qui. Allora, quanto vale prezzo? 300. Quanto vale sconto? 30. Quanto fa? 300 meno 30 fa 2,70. Quindi a prezzo assegno 2,70 nel blocco 6. Blocco 6, prezzo. 2,70. Infine, blocco 7, output di prezzo. Quindi in output avrò, nella colonna output al blocco 7, ci sarà il valore della variabile prezzo, 2,70. Cancello le due righe che non ho utilizzato. Definire la tabella dei dati e codificare l'algoritmo in Java. Ok, allora, tabella dei dati, le variabili le abbiamo tutte qua, in queste tabelle di simulazione. Allora, giorni, inizio a scrivere i nomi. Giorni, poi prezzo, poi sconto. Condizione non è una variabile, quindi non sto a scriverla ovviamente. E basta, ci sono solo queste tre variabili. Adesso si tratta di capire se sono di input, di output o di lavoro, ma è abbastanza semplice perché basta guardare il diagramma di flusso. Per quanto riguarda il tipo, beh, i giorni evidentemente sono interi. Il prezzo invece, questo non è un intero, ma un double perché noi utilizziamo una valuta. E lo sconto, proprio perché lo sconto si ottiene facendo questo calcolo, c'è una divisione, su un prezzo che è un double, è sicuramente un double, non può essere diversamente. Bene, adesso dobbiamo andare, sempre per quanto richiesto al punto 4, a codificare l'algoritmo in Java. E la prima cosa che dobbiamo fare è dichiarare le variabili. Quindi, prendo il mio diagramma di flusso e la mia tabella dati e sulla base di questo faccio la codifica. Intanto dichiaro le variabili. Giorni è un intero, quindi andrò a scrivere int giorni, punto e virgola. Poi ho due variabili, prezzo e sconto, che sono entrambe double, quindi le posso dichiarare sulla stessa riga, separandole con una virgola. Double, prezzo, sconto. Double, prezzo, virgola, sconto, punto e virgola. A questo punto, dichiarato tutte le variabili, passo a scrivere il codice, a tradurre il diagramma di flusso. Il vostro compagno diceva che praticamente qua, siccome a prezzo assegniamo 30 al blocco 2, lui l'ha fatto in fase di dichiarazione, cioè qui ha scritto prezzo uguale 30. Si può fare perché si può dichiarare e contemporaneamente inizializzare una variabile. Quindi è corretto. Io non lo faccio perché seguo la numerazione dei blocchi così non vi disoriento. Blocco 1, input di giorni. Quindi vado a fare la codifica del blocco 1.
Utilizzo JOption pane, quindi devo assegnare alla variabile giorni l'input inserito dall'utente. Giorni, scrivo giorni, uguale. Poi uso la classe JOption pane col metodo, quindi punto, show input, dialog, inserisci i giorni. Ecco, però se io scrivo solo questo mi dà errore. Intanto qua mi dà un errore perché deve importare la classe JOptionPane. Basta posizionarsi sopra JOptionPane e poi cliccare qua su import. Mi dà errore lo stesso. L'errore che compare è il seguente: type mismatch cannot convert from string to int. Non può convertire da stringa intero. Cosa vuol dire? Perché il dato che inserisce l'utente tramite la tastiera è sempre considerato stringa, ma noi lo stiamo assegnando una variabile giorni che è intera. Quindi mi dà questo errore. Bisogna fare una conversione da stringa intero. Questo lo si fa mettendo qua davanti integer.parse int, poi racchiudendo tutto tra parentesi tonde. Facciamo così, ecco, manca una parentesi tonda al fondo, e adesso vedete che l'errore non c'è più. Passo al blocco 2. A prezzo assegna 30, quindi prezzo uguale 30, punto e virgola. Blocco 3 è un if, giorni maggiore di 6. If, aperta tonda, giorni maggiore di 6. Apro una parentesi grassa, invio. Così si chiude. Qui scrivo tutte le istruzioni del ramo vero, quindi blocco 4 che è prezzo uguale prezzo per giorni. Prezzo uguale prezzo per giorni. Vedete che per giorni. Vedete che molte di queste istruzioni vengono scritte esattamente co come sono scritte nel diagramma. Blocco 5. Sconto uguale prezzo per 10 fratto 100. Allora, sconto uguale prezzo per 10 diviso 100, punto e virgola. Poi il blocco 6, prezzo uguale prezzo meno sconto, quindi blocco 6, prezzo uguale prezzo meno sconto. E poi blocco 7, output del prezzo. Quindi utilizzo anche qui la classe JOptionPane, cambia il metodo JOptionPane.showInput dialog, aperta tonda, null, virgola, e qua scrivo il prezzo, quindi magari lo accompagno con una frase, prezzo uguale, e poi la variabile prezzo con il suo valore. Ok, adesso ho terminato la parte del ramo vero, questa qui. Devo fare il falso, per cui devo andare sotto questa parentesi graffa, quindi qua finisce, diciamo, end del ramo vero. Vado sotto e scrivo else. Apro una graffa e do invio. Qua dentro scrivo le istruzioni del ramo falso. Prezzo uguale prezzo per giorni. Per giorni, punto e virgola. Non ho scritto il blocco, questo è il blocco, cos'era, il 7? L'8, quindi aspettate. Blocco 7,
blocco 8 e poi il blocco 9, dove devo andare di nuovo a produrre in output il prezzo, quindi faccio un copia e incolla di questo. A questo punto termina anche la parte falsa, diciamo, qui, end del ramo falso. C'è ancora qualcosa da fare? No, c'è l'end. Quindi, siccome io ho già chiuso tutte le parentesi, se voi seguite il mio consiglio, quando arrivate a questo punto non dovete preoccuparvi di chiudere delle parentesi, le avete già chiuse tutte. Quindi, salvo e verifico, vado a vedere, magari provo il valore, cosa avevamo detto, 2 nella simulazione. Vediamo se ci restituisce 60. In 16 giorni, 2, prezzo 60, ok. Adesso inserisco invece 10 e mi deve dare come risultato 2,70. Quindi 10, 2,70. Perfetto, funziona tutto. Questo nulla ci vuole perché questo metodo ha due argomenti. Il primo argomento dovrebbe fare riferimento ad una finestra dell'applicazione. No, avete presente l'applicazione alle finestre, no? Sono tutte applicazioni normalmente con interfaccia grafica, finestra. E noi però non stiamo lavorando con interfacce grafiche, cioè noi non abbiamo creato un'interfaccia grafica per questa applicazione. Quindi, non essendoci, devo mettere null. Se ci fosse, dovrei mettere in riferimento quella finestra. Il codice incollare, il codice Java nel seguente riquadro, incolla e voilà, a posto. E poi inserire qui sotto l'immagine dell'algoritmo. Quale algoritmo? Vediamo il punto 5, anche se tra un po' vi devo lasciare, ma rappresentare con un diagramma di flusso un algoritmo equivalente che utilizzi una variabile in meno e una sola istruzione di output invece di due. Definire la tabella dei dati e codificarlo in Java. Praticamente qua dove c'è prezzo uguale prezzo meno sconto, al posto di sconto basta scrivere prezzo per 10 diviso 100. Allora, sì, si può togliere sconto. E poi come si fa a andare a utilizzare solo un'istruzione di output? Si potrebbe andare a chiudere qua, quindi prima del blocco 9 e prima del blocco 7, qua si chiude e in ogni caso, dopo all'uscita da questo blocco if, si produce in output il prezzo. Tanto il prezzo deve sempre essere prodotto in output, sia in un caso sia nell'altro. Addirittura potrei persino risparmiare un'istruzione, cioè non farla due volte, non scriverla due volte, come questi blocchi 8 e 4, invece di metterli qua e ripeterli quindi, li posso tranquillamente, posso scriverne solo uno e metterlo prima dell'if, tanto comunque questo calcolo viene fatto. Questo poi implica che sul ramo falso non ci sarà più niente da fare.